Ecco, adesso raggiungerò la selva oscura. Dico oscura perché adesso ci passa poca luce. Invece qua sono illuminato dal sole molto bene. Oggi è il 26 febbraio 2020. Mi trovo qui nella selva di Castelfidardo e penetrerò all'interno del bosco. Ho fatto già un video per il canale Earte, se lo vuoi vedere mi fa piacere, è molto panoramico. Se vuoi andare nel canale Earte a vedere quel video che ho fatto prima, poc'anzi, vacci a vedere. E poi ringrazio tutti coloro che si sono abbonati al mio canale e dico agli abbonati che per loro ci sarà la pubblicazione di tanti video vecchi e anche cose che l'ho messe di rado, video molto rari e introvabili, quindi pubblicherò solo agli abbonati dei video vecchi. Guarda un po' chi, una pianta ostruisce il cammino, sente che vento, oh. Fratello vento che batte forte. Batte forti. Cosa fa? Due gocce d'acqua? Magari. Però non la fa piove. C'è la nuvola dei fantozzi qui sopra. Ecco, due gocce d'acqua de numero e basta. È mesi e mesi di siccità totale. E io adesso chiedo a Gesù la grazia della pioggia. Ci dobbiamo... E riuscì a chiedere al Padre Eterno, fatto uomo in Gesù, il dono della pioggia. Dovessimo tutti chiedere a Gesù il dono della pioggia, perché senza pioggia aumenta le malattie, aumenta i virus. Senza la pioggia che purifica, si sporca tutto, tutto zozzo, tutto a grascia, tutto pieno di virus. Allora dovremmo tutti chiedere questa grazia dell'acqua. Adesso mi metto qui per chiedere al Padre Eterno. Qui sotto se piante, guarda un po'. Vedi se piante. Apro, sdraia. Oh. Ah. Adesso sci che scialo. Guarda un po', guarda dove mi trovo. In questo bosco di fitti alberi, di fitte piante, non ci viene mai nessuno in questo bosco perché non gliene va la gente da respirare l'ossigeno, gliene va da respirare lo schifo della città, quindi vanno tutti nelle città, tutti nei centri commerciali, nessuno più gliene va e gli piace un giro nell'ambiente. A me mi piace, io mi distingo. Io non è che sono migliore di un'altra persona, però mi distingo dalle persone perché a me mi piace i posti dove non c'è nessuno, dove c'è solo gli alberi, la natura incontaminata e l'ossigeno. Io infatti adesso mi trovo in un posto che c'è molto ossigeno. Guarda un po', adesso metto il treppiedi un attimo. Guarda un po'. Alzo il piedistallo. E poi metto la videocamera in posizione di registrazione. Ecco qui. Oh. Adesso fra poco mi accingerò nella richiesta, nel richiedere a Gesù, al Padre Eterno, sta grazia dell'acqua. Insieme con te. Ecco. Fatto. Vedi, l'ho posizionato bene il treppiedi, eh? Lo metto in assetto. Oh. Adesso sci in mezzo chi? Mezza se piante.
Ah, Padre eterno e santo, vieni in nostro aiuto, manda i tuoi angeli a purificare la terra, manda i tuoi angeli a fare pulizia delle scie chimiche, fa pulizia, Padre eterno, manda la pioggia per eliminare tutti i virus. Ed ora mi è venuta spontanea una melodia molto malinconica e logorante. Anche in questo video ce la metto, perché in quell'altro delle E-Art, nel canale E-Art, ci ho messo sto video, sta colonna sonora, volevo dire, molto malinconica. Sempre così, eh? Il tono fa sempre così. Mi è venuta questa colonna sonora spontanea dall'anima, a pensare che siamo sotto un attacco silenzioso, siamo in una guerra chimica e noi non ci rendiamo conto di questa guerra chimica, non ci risvegliamo il cervello, le menti mentecatte, non ce le svegliamo. Non sapevo che c'è una guerra chimica e adesso il virus, il coronavirus, è una di quelle tattiche che è state escogitate per una sommossa del mercato. Una sommossa che sconvolge tutto. Chiude le chiese, chiude i musei, chiude i pellegrinaggi e chiude i negozi, chiude i cinema, poi chiude le conferenze, chiude le partite, poi cos'è che chiude? Non mi ricordo più, però chiude tutto, praticamente chiude tutto, chiude le scuole, ecco. Quindi con tutta questa chiusura di tutto per non complicare la situazione del virus, in modo che non si espande, che alla fine è una cavolata perché fino a 5 giorni fa in Cina era, adesso da 5 giorni a sta parte ha coinvolto più di 300 persone in Italia. Come si fa? Come si fa? Com'è possibile una roba del genere? Uno che è venuto dalla Cina ha portato sta malattia, sto virus e adesso sta espandendo in tutta Italia. Uno a Palermo, un altro a Milano, un altro a Piacenza. Come ha fatto a trasportare il virus a Palermo e a Milano? Uno che è venuto dalla Cina, è andato a Milano, ha attaccato il virus a Palermo. Com'è possibile? Ce lo spieghiamo, no, com'è possibile? Non è possibile una roba del genere. Eppure è così. Eppure è stato contagiato a Palermo dopo che è venuto quello a Milano. Come ha fatto un virus a contagiare un'altra persona a 2000, a 2000, sì, cosa dirò, a 2000 km di distanza? Come ha fatto? Come ha fatto? Tanto Palermo e Milano quant'è? Quanti chilometri è? Sarà 1700, 1000, allora 1300 da qui, 3, 4, 5, 6, 1600 chilometri. Come
Come ha fatto? Me lo spiegate voi altri che state a guardare su video? Non è possibile. Non è possibile. Questo è un virus buttato nel cielo. Buttato con le scie chimiche. Ecco qua, e non ci rendiamo conto noi che c'è le scie chimiche nel cielo. Tutti questi cieli sempre grigi, grigiastri, bianchi, con tutte strisce. Ma non ci rendiamo conto, no? Non capiamo più niente, proprio, non capiamo più niente. Una generazione finita, distrutta. Se lascia prendere da Satana, a braccetto, vanno in giro con Satana. La maggior parte in tele sette sataniche. Che generazione è questa? È una merda, è de generazione. È una merda. Dopo del 2000, dopo che è stato messo l'euro, ci ha rovinato a tutti l'euro. È 10 volte di più i prezzi. Se prima una casa che costava 150.000 euro, adesso ne costa 250. No, prima una casa costava 150 milioni. Adesso c'è 150.000 euro. Il doppio. Il doppio. 300 milioni di lire. Addirittura alcune case, io mi sono informato che costava 100.000 euro prima, adesso è 200.000 euro. Allora, 100 milioni. Adesso mi confondo tra la lira e un macello, sto a fare un brodo del suo discorso. Però io mi sono informato che alcune case che costavano 100 milioni di lire, che sarebbero, quant'è 100 milioni di lire? È 50.000 euro. Adesso queste case, anziché 100 milioni di lire, costano 200.000 euro. Sarebbe 400 milioni. Anziché 100 milioni, 400 milioni. Ma ci rendiamo conto, no? Sì o no? No, non ci rendiamo più conto dei prezzi quadruplicati. Ma anche di più. Più di 4 volte di più. Più di 4 volte. Come famo? Come fa la gente ad andare avanti? Noi la fa. Adesso con su coronavirus, che quanti mesi è di siccità? Ci rendiamo conto un attimo solo, riflettiamo. Quant'è che non piove più? Io mi sono scordato dell'ultima volta che ha piovuto. Non mi ricordo più di quanto è tanto distante l'ultima volta. Quest'inverno non ha piovuto, non ha nevicato, non ha fatto niente. E come pretendiamo che non c'è i virus? Come famo a pretendere che non c'è i virus? È ovvio che c'è i virus, no? È normale. C'è le carestie e le pestilenze. Ecco, la pestilenza è il virus e coronavirus. Che è un'influenza che non è semplice. È un'influenza complicata. Perché non c'è l'antidoto. Non c'è un vaccino, non c'è niente. Adesso stanno facendo il laboratorio. Però io sono sicuro che già ce l'hanno l'aeronautica militare. Già ce l'hanno i militari. Sto antivirus. Solo che non ce lo vuole né fa sapere. Non ce lo vuole né dà, perché i contribuenti, i poveri polli d'allevamento, che siamo noi, contribuenti, che paghiamo tutte le tasse, a noi non ci spetta il diritto da sta bene. Ma ci spetta solo il diritto da sta male, sempre all'ospedale, pieni di tumori, cancri, controcancri, uno sbocco di sangue, un macello. Poveri noi, come siamo finiti in basso con questi governi, con questi che ci comandano e fanno tutte queste scie chimiche nel cielo, per renderci innocui, per renderci vulnerabili a tutte le malattie. E cioè che ci ammalamo con tutte le malattie che ci buttano nell'aria. Ci dobbiamo rendere conto di queste malattie che buttano nell'aria. Perché in la televisione quando dice adesso si sta avvicinando un nuovo virus? Ma ancora non era iniziato il nuovo virus. E che come fanno a saperlo di questo nuovo virus? Lo inventano, lo creano in laboratorio, lo buttano per aria, scende giù, si neutralizza e... però si impregna dentro gli organi vitali delle persone. Quindi noi come la mettiamo questa faccenda? La mettiamo male un bel po', perché non siamo coscienti. Dovremmo prendere consapevolezza, essere coscienti di tutto questo schifo che c'è nell'atmosfera, nell'aria, che buttano sempre questi aerei pieni di chimica.
mastelli pieni di chimica continua, tutto un continuo, l'irrorazione continua nei cieli tutti i giorni, tutte le notti, da per sempre. Vai a Pia e l'alba non si vede niente, i cieli tutti scuri neri. Vai a Pia il tramonto tutte quelle nuvole arancioni, perché il sole riflette sulle scie chimiche. Vediamo tutto arancione e dimo, oh che bello, che bello. Non sapevo che quelle è sostanze chimiche, è patologie, nuove malattie che ci manda all'ospedale. Se sapessimo questo non diremmo più che bello sto tramonto tutto arancione. È scie chimiche. Non è più come negli anni 80, che c'era rosso di sera, bel tempo si spera. Quella volta pioveva sempre e sa che si sperava il bel tempo. Adesso speriamo il brutto tempo. Ma quando c'è brutto tempo? Mai. Mai. Eh? Dovemmo renderci conto noi. Però purtroppo non siamo più coscienti. Perché il demonio ci ha preso la mente, ci ha apostatato, ci ha anestetizzato. Ci rende vittime di falsità, di inganno. Siamo vittime di inganni e di falsità. E apposta ci sono io qui su internet. Perché ci sono io? Perché c'è Matteo Montesi? Per far prendere consapevolezza di quello che stiamo vivendo. Come? Con Rosario, la coroncina. Tutto un continuo, tutti i giorni, dopo quando non posso che ho mio figlio a casa, non è che vieno qui a perdere tempo, cioè non è che perdo tempo, lo investo per il bene, per il beneficio altrui e per il bene di me stesso, però quando c'è mio figlio cerco di dare priorità a mio figlio e i video non li faccio, il fine settimana infatti non li faccio quasi mai i video. Allora te voglio dire che questo pianeta, nell'atmosfera, ha tutte sostanze chimiche e noi stiamo male per quelli. Noi ci ammaliamo e ci prendiamo nuovi virus, nuovi batteri, nuove malattie per causa delle scie chimiche. È una realtà che ci riguarda tutti. Anche quelli, coloro che mi dicono ne basta queste scie chimiche, non è vero niente. Allora manco l'evidenza, manco con l'evidenza c'è segrete. E allora cosa devo di più? Non c'è segrete manco con l'evidenza. Quando vedemo il cielo pieno di scie, pieno di quelle scie, no? Condensate. Quelle scie chimiche. Quella è chimica nell'aria, è chimica per aria, che rimane lì, si condensa e scende giù. Ce la respiriamo e ci pia i colpi dei cullassi, i colpi, i sbocchi di sangue, ci pia i tumori, ci pia l'autismo, la celiachia, tutte queste malattie vienene per causa delle scie chimiche. Il virus, coronavirus, l'abbiamo preso e lo stiamo prendendo tutti quanti fra poco per causa delle scie chimiche, però non lo dice nessuno. Perché la disinformazione è entrata nel mondo della politica e dei mass media. Non ci danno di intendere delle scie chimiche, nessuno lo dice dei telegiornali, nessuno. Se lo direbbero tutti prenderebbero consapevolezza, ma siccome non lo dice nessuno, è tutti imbrogliati da questa società, siamo imbrogliati e non capiamo che c'è le scie chimiche. Il danno vero e proprio di noi, i tumori, i controtumori, i cancri, i sbocchi di sangue, proviene tutto dalle scie chimiche. Adesso voglio recitare il Santo Rosario prendendo spunto da questo libricino che mi sono portato dietro, te pensa, del 2011, guarda un po', come fa a esserci un libro del 2011? Questo ancora è intatto, guarda, 4 euro. E dopo 9 anni ancora costa 4 euro sul libricino, ancora se trova, se trova, guarda. Il pellegrinaggio a Maggiugorje è stato eliminato, non c'è più il pellegrinaggio, non c'è più. Perché? Perché evitano da prendere il virus in mezzo alle persone, i viaggi, tutto bloccato, tutto sigillato. Pensa un po' che roba, che spregio questo virus. Ha fatto chiudere pure le chiese. Pensa, pure le chiese, non c'è più la messa da nessuna parte.
Guarda che è grave un bel po', è grave più di quello che pensiamo. Non ci capiamo niente noi altri, che è le scie chimiche che porta al danno. È le scie chimiche che ci porta al danno. Però non la capimo, non la volemo capire. Vabbè, io vado cercando il Santo Rosario. Non vedo l'ora da commentare questi commenti che c'è in questo libricino. Eccolo, va. L'ho trovato, oh, l'ho trovato. Finalmente. Noi dobbiamo affidarci a Gesù. Dobbiamo affidarci a colui che ci ha creati dal nulla. Adesso mi sposto che c'è un ragazzo con la bicicletta. Ecco. Ciao. Ciao. Cosa fai, bello? È una registrazione. Ti devo ripassare, ti piace? No, no, ci mancherebbe. E mica mia la selva, è di Dio. Allora, meditiamo. Oggi che giorno è? Manco mi ricordo più. Oggi è mercoledì, quindi mercoledì 26 febbraio 2020. I misteri della gloria. Guarda, la meditazione è cortissima. Nel 2011 facevo le meditazioni cortissime. Te dirai è meglio, però ricordate che il rosario fatto col cuore e col tempo che ci vuole, meditato col cuore, è più efficace. Quindi abbiamo pazienza di recitare il Santo Rosario tutti i giorni per ottenere pace e tranquillità, pace e protezione del corpo e dell'anima. Noi tutti ci dobbiamo proteggere il corpo e l'anima. Ricordamocelo. Adesso tiro fuori la corona del rosario. Vedi, con me c'hanno tutti quanti un modo da parlare come se mi conoscessero da una vita. Chi è che mi incontra pare che mi conosce da una vita. Che mi dà del tu senza problemi. Cosa fai? Cosa fai? Capito? Perché so la buona, so un pezzo de pa. Invece da vendicarmi la vendetta mica ce l'ho messa mai sulle persone. Invece da vendicarmi porgio l'altra guancia, come ha detto Gesù. Non che sono santo, però Gesù ha detto che da porgere l'altra guancia. Allora affidiamoci alla misericordia di Gesù, dicendo: Gesù, confido in te, abbi pietà di me. Ah, il rosario, va. Il rosario ce l'ho qua, guarda. Ho aperto la saccoccia ma non l'ho preso più. Eccolo. Ah, che profumo di scuola anni 80 e di asilo. Profuma specialmente di asilo questo rosario, la corona del rosario, profuma di asilo anni 80. Quando la bidella dava lo straccio del pavimento, ne sa di quell'odore? Ah, che profumo del passato. Quanto vorrei ritornare indietro io. Quanto mi piaceva di più gli anni 80, guarda. Quanto mi piaceva di più. Allora, nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù dai zombie. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Il tuo pane di vita, Signore, sia la caparra della nostra risurrezione, il pegno della nostra salvezza. Iniziamo la recitazione di questa corona del rosario, tutti i cinque misteri, e ringraziamo al Dio. Ringraziamo di tutto, di questa vita dal nulla, che ci ha posti in questo pianeta che era un paradiso terrestre, ma che per causa di Adamo ed Eva e hanno ascoltato al demonio, c'è la morte, c'è. Allora, per causa di Adamo ed Eva noi siamo soggetti alla morte, l'ostacolo più grande, siamo soggetti alla tribolazione, all'inganno, alla falsità,
al lavoro, al sacrificio, alla malattia, alla disabilità fisica, motoria e mentale. Capito? Ah no, non hai capito. Allora, per causa di Adamo ed Eva, che non hanno ascoltato a Dio, che potevano stare tranquillamente in paradiso, a stora stammi tutti in paradiso, non morimi mai, per causa di Adamo ed Eva non famo una finaccia. Però per causa di Gesù che si è sacrificato per noi, noi siamo redenti e siamo salvati. Per merito di Gesù noi siamo salvati, quindi affidiamoci a Gesù. Perché se non ci affidiamo a Gesù non siamo salvati. Se ci affidiamo a Lui siamo salvati. Ricordamocelo. Diciamo il Padre nostro e 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Signore Gesù, Tu sali al cielo ma ci lasci il Tuo pane, perché viviamo nella prospettiva della patria futura. E adesso non possiamo prendere nemmeno l'Eucarestia perché ha chiuso le chiese, con sto virus e batteriologico. Pensa che grave situazione, oh. Non ce se può credere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, diciamo insieme il terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. O Signore, l'amore del tuo Spirito infiammi e trasfiguri la nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. O Maria, che vivi la comunione perfetta del cielo, donaci di condividere con te la gloria dei beati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. O Maria, facci comprendere come Cristo sia vita della stessa nostra vita e sia ciò che colma di gioia l'esistenza e la riempie per l'eternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Clemente, o Pia, Dolce Vergine Maria. Ed ora un Padre Ave Gloria per le intenzioni della Madonnina, del Papa e per le nostre richieste che abbiamo chiesto a Gesù tramite l'intercessione di Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudicici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempervergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Splendente dimora di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Santa Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi col tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e col tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere e pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. E adesso, per intercessione di Mamma Maria e di San Michele Arcangelo, la benedizione tua, Gesù, scenda su ognuno di noi, su noi rimanga sempre. Amen. Su di te e su di me e su tutti noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sii nella mia mente, Gesù sii nelle mie labbra, Gesù sii nel mio cuore. Amen. Adesso lascio la selva e ti saluto qui. Allora teniamoci forte e chiediamo a Gesù che ci donasse la grazia di effondere su di noi lo Spirito Santo, lo spirito di consapevolezza, e di donarci la forza di recitare il rosario tutti i giorni. Il rosario è un'arma potente che non se può le fa meno, ricordamici. Il rosario è un'arma potente che allontana il maligno, perché al demonio gli dà fastidio un bel po' il rosario, tanto gli dà fastidio, non lo sopporta. Allora noi recitiamolo, usamola questa arma potente contro il demonio, proteggiamoci, liberiamoci dal male e riempiamoci di uno scudo di salvezza. È questo lo scudo, il rosario, il Santo Rosario, tutti i giorni, che acquistiamo la pace, la protezione e la gioia, anche la gioia. Quindi recitiamo il Santo Rosario. Se non potemo andare manco alla messa, non potemo fare niente, le chiese chiuse, chiesa chiusa, letto ghiaccio, adesso però letti caldi perché non piove mai, è sempre caldo, è sempre estate, primavera, estate, primavera, estate, non c'è più l'inverno. Domani ha messo il finimondo, il tempo. Oggi pure ha messo il finimondo, oggi ha messo la neve e la pioggia. Vedi qualcosa tu? Niente, non fa niente. Allora chiediamo il dono della pioggia a Gesù, e il dono dello Spirito Santo che scenda su di noi, e il dono della pioggia. Amen. Ciao.